suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Vale, guarda se c'è qualcosa dietro. Ok, capo. Sì, Ellie. Vediamo anche la mappa. La mappa della città di Bill. Oh, quanto è bella. Oh, spiacchi. Ci faccio una partitina. La sai suonare? Sì, che costume. Vorrei imparare. Ehi, Bobby Fischer, non toccare niente su quella scacchiera. Bobby chi? Lo so. Con lui è meglio non fare domande. Capace che ti manda pure a quel paese. Ellie che giustamente non riesce manco a passare. Cos'è? Coltello potenziato. Ali! Andiamo. Stavate che mi perdevo pure quello. La porta aperta, no. Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Vediamo le carte. Stava per rilasciarsi. Darò un'occhiata qui sopra. Non c'è niente di utile là. Sta zitto. Prendi quello che vuoi. Grazie. È fissato questo. Allora, che guaio ti sei cacciato? Dov'è? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Ancora che a te. Dai, spero che tu sappia quello che fai. Mi non fai sottare con questa tizia. Allora, dove andiamo? Ci posso credere che non c'era niente. Il mio rifugio è più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessi? Tu sai riparare? Ma questo non la finisce di prendere in giro. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non c'è domani se non mi serve. Perciò ci serviranno altre armi. Ce n'è uno dentro. No, è da un po' che volevo occuparmi. Mi lascio qui in mano. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. Mi è occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Hanno sporcato. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Ti aspetto un attimo perché mi sto ingastrando. Comunque bello, eh? Bel capolavoro. Allora... perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Bill? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Bill? I militari fanno nuove batterie per auto. No, non l'ho colpito. Devo assolutamente colpire il... due clicker. Ma va. Via. Madò, quella è volata una bottiglia. Ci posso credere. Ma non ci posso credere. Tanto piacerà a cacchio. Sarai stupido pure tu che ti sei fatto prendere. Figlio mio. Va va. Va che li spreco tutti i coltelli. E tanto li ho sprecati tutti. A posto, i clicker sanno salire, sanno scavalcare, che bello, non lo sapevo, preferivo non saperlo. Mannaggia te! A me viene da ridere. Beh, sei un disgraziato, se mi dà a me. Lo spacco in testa. Ok. Per ricontrollare le barricate. Sai cosa si deve? Bisogna prendere tutte le scarpe. Bill, Joel, da questa parte. Perfetto. Certo, non perfetto per le pistole, perché... 8 e 16. Non sarà la metà. È interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. Ma la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà.
L'ho chiuso e non hanno la chiave. Sì, potrebbero anche riuscire a scavalcarlo, dato che prima quel clicker ha scavalcato... Vabbè. Nella cantina. La cantina. La cantina è qui dentro. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah, ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba! Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Bel fucile, eh? Prima di procedere ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'è? Ah, va, sto a vedere. Un giocattolo nuovo di zecca. Vediamo un po'. Oh, c'hai anche una macchina del caffè. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, molto visto. Ottimo, vero? Facciamo una prova? Dove vai, vero? Bill? Nah, meglio di no. Faccio che scoppiamo tutti quanti. Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Guarda quanta bella roba! E anche attrezzi di livello 1. Ale! Qualche mese fa... Grazie, Bill! Sono stati travolti da quest'orda di... Sì, io sento, non ti preoccupare. ...piccato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Vinto! Hai visto che genio che sono? Era troppo pericoloso per tutti quegli infetti da quella parte della città. A Joel serve un'altra. Se non funziona. Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Senti, magari potrei... Che ne dici? Miglioriamo... qualche arma? Mo! Alla grande! 2,73! C'è meglio di così? Ma io direi, facciamo... tutte le armi, velocità di ricarica. Secondo me il mirino potrebbe andare bene. Sto facendo una marea di modifiche che proprio non zaccavisci. Beh, basta così. Sì, bel lavoro. È già abbastanza quello che abbiamo fatto. Non mi serve la cosa. Ma che roba è? Come ho fatto? Ti togli! Ma che è sta roba? Shambhalas. Oh, Shambhalas. È il posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto qui. Ci credo. Quello non è il confessionale, è la mia casa. Almeno non lo è più. Ma chi se ne... Io prendo quello che voglio. Spacco. Biglietto bombe. Oggi facciamo una bella suonata, ti faccio vedere quanto so suonare bene. Ok, è ora di fare i bagagli.
Sì, abbiamo preso tante provviste, tante belle cose, tante munizioni. Sarebbe il caso di andarcene. Ma che bel tramonto! Ecco, là alla scuola. Infuocato. Pronti? Non sapevo questo. Beh, sì, non è proprio una bella visione. E tu non guardarli. Ho visto di peggio. Ah. A Allora, ok. posto allora. Oltre il cancello è territorio sconosciuto. Ci penso io. Ehi, Silenzio. Wow. Ok, me l'aspettavo. Si muova, dottor Pivetta. Guarda che bel primo piano che ho fatto. Via di qui. Questo che corre! Sta zitta! E non fate rumore! Ma come vado io, silenzioso? Vado che Assassin's Creed! Sì, che sta andando tutto liscio come l'olio. Ovvio, ovvio! Ce ne doveva essere uno. Pillole! Li odio quegli affari. Sta zitta! Pensa se per sbaglio lancio il mattone. Sta fermo con quel fucile. Se spari, giuro, t'ammazzo. Un attimo, ho una chiave per quel Cosa fucile. gridi? L'uomo ci sente. Scappa via. Filiamocela. Sì, se mi venissi a dare una mano. Metti che mi scoprano. Renner, però non è che mi aiuta. Ti richiami, ma non mi aiuti. Qua ce ne sono un bel po'. Ecco, questo si chiama casino. Ca miseria. Filiamocela dentro. Wow! Piastrina delle luci. Vediamo chi è. Peter Mrozik. Mi hanno pure sparato. Va, Ellie, tutti sti rumori. Fanno cagare sotto, mi fanno. Sì, tranquillo. Passa dove vuoi, vai dove vuoi. Porca la miseria. Sinistra. Caspita. Mi pare che ce n'è uno dentro al garage. Vorrei cercare di uccidere almeno quello. Almeno il clicker. Dove è finito il clicker? Ah, sta là dietro. Cavoli, mi pare che sono tre runner. Ti levi, Ellie, mannaggia te! Stava fermo il clicker. No, vabbè, dai, no. Faccio io. A posto, abbiamo svegliato tutto il vicinato. Quanto mi piace sta cosa. Io che volevo fare tutto silenzioso, invece non è proprio così. No. Sì, all'albero. Testa, ma questo qua da dietro. Ah, fantastico, ci siamo pure fatti mali per danno da caduta. Mali poi. Ma come urlano. Ma questo ancora qua sta. Vabbè, va. Via col clicker, via! Musangacchi. Via! Ti levi davanti alle scatole, mannaggia a te! Via! Sta zitto! Come a sinistra? Oh, da dove? Oh, vabbè, ma sono tutti i runner, perché se sono tutti i runner possiamo farlo ammazzate! Beh, no! Mannaggia, chi si era ricordato di questo qui? Dov'è che non lo vedo? Ah, eccolo. Oh, 3.000 colpi. Ah,
Vabbè, insomma, non è proprio Coles risparmiare qua a Coles. Ma il problema, sapete qual è? Non ho chissà quante munizioni. Sì, l'arco. Che potevamo utilizzarlo benissimo. E invece l'abbiamo utilizzato come a cavolo. Io devo per forza sterminare tutta la fauna infettata. Per forza. Perché sennò non siamo contenti. Avresti dovuto darle una pistola. Dovremmo. A te guarda. Beh sì, ho fatto tutto sto casino, una cosa del genere. Certo, erano sempre munizioni, però da una parte potevo benissimo risparmiarlo. Preferivo se fossero state le ricariche della pistola. Quelle sì, sarebbero state utilissime. Conviene guardare un po' in giro. Ah. Sì, Ellie, mettiti pure in mezzo, non lo so. Qua stava un bambino. Pillole. No, proprio bisogna stare molto attenti. Panda. Sì, Kung Fu Panda. Cos'è? Diario di un ragazzo. Comunque questa stanza mi è molto familiare. Spero di ricordarmi quando arriverà il momento giusto. Dammi una mano con questo. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola. Laggiù. Ecco quanti bei runner che ci sono. Ce ne sono un bel po' lassù. Sa che ci daranno filo da torcere.